Oggi vendiamo il servitore. Sì. Vabbè. Poche parole di presentazione. Come gruppo di Ottaviano siamo attivi dal... davanti alla casa. Chi ormai proprio un show. Oggi davanti alla casa. Allora. Ottaviano siamo attivi da maggio 2012. Eduardo. Sì, Ottaviano siamo attivi da maggio 2012. E all'inizio, per cominciare, abbiamo cercato qualche gruppo esempio, che è una pratica che consiglio anche altri gruppi. E ci siamo rivolti a Pomigliano, quindi il primo amministratore del gruppo di Pomigliano Facebook era lui. Purtroppo ha trovato un altro lavoro, quindi e quindi poi tu la che stiamo facendo. Scherzo. Diamo un benvenuto a Luigi Di Maio, deputato del Movimento 5 Stelle e vicepresidente della Camera. Grazie di essere qua. Allora, premetto che dopo rispondiamo un po' alle domande, parlerò pochissimo, io spero di parlare pochissimo. Josy, vieni qua, vieni un attimo qua. Io voglio presentare Josy della Ragione, che è un consigliere comunale di Bacoli, che tra l'altro sta sempre in mezzo ai guai, cioè, nel senso che è una persona che denuncia le schifezze del suo comune da una vita e si è beccato anche intimidazioni pesanti come l'incendio della salumeria di famiglia e così via. E il fatto che stia qui oggi mi fa veramente piacere e dopo vorrei, se vuoi, ci dici qualche parola. Spero che mi sentiate, c'è un eco che non credo appartenga a questa... È papale. Ok, no, stai qua. Ok. Allora, io stamattina vorrei semplicemente parlarvi un po' di che cosa significa per noi stare lì dentro e essere riusciti a dimostrare una cosa molto semplice che secondo me deve incoraggiare tutti quanti noi. Il fatto che per anni su questi territori ci hanno detto che la politica la dovevano fare le persone esperte, la dovevano fare le persone conosciute, le persone che stavano lì da 20 anni, ci hanno sempre detto questo, tant'è vero che noi da sempre ci sentiamo dire che eravamo ragazzini, che eravamo quelli che, non, anche le persone anziane venivano chiamate inesperte, quelle che fanno parte del nostro gruppo, le persone più grandi. Ci hanno sempre detto che noi non eravamo in grado di fare politica perché la politica la dovevano fare quelli là che avevano 3, 4, 5 mandati sulle spalle. Io sono arrivato lì un anno fa, ormai è un anno che stiamo lì, e sapete benissimo come ha funzionato nell'ultimo anno. Quelli che dovevano essere gli esperti hanno fatto degli errori madornali, come quello di farvi scoprire che dopo anni che avevano finto di combattersi, in realtà sono sempre stati insieme, però si sono dovuti mettere insieme alla luce del sole questa volta. Ma soprattutto abbiamo fatto scoprire ai cittadini quello che hanno sempre fatto, passare miliardi di euro alle banche, passare miliardi di euro alle società di slot machine. Io però non voglio parlare degli altri oggi, voglio parlare dei nostri deputati del Movimento 5 Stelle. Io vi voglio raccontare tre storie di questa terra e dei deputati che avete eletto votando per chi l'ha votato il Movimento 5 Stelle. La prima storia è quella di Salvo Micillo, un nostro deputato eletto da Giugliano in Campania. Salvo Micillo è un deputato che è meno famoso di me, è uno di quelli che non sta mai in televisione, di quelli che vedete pochissimo. Ha 32 anni e viene da Giugliano. Quando è arrivato alla Camera scelse la Commissione Giustizia e mi disse: Luigi, io devo portare a casa un solo risultato, un risultato che da 20 anni stiamo aspettando a Giugliano e nessuno si è mai degnato neanche di presentarlo. L'inasprimento delle pene per i reati ambientali. Faccio una parentesi, noi siamo nel bel mezzo della Terra dei Fuochi, conosciamo bene la gravità della situazione. Per 17 anni fa un pentito schiavone andò alla commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti a spiegare dove avevano sotterrato i rifiuti e quanti sindaci facevano eleggere con i voti della camorra. Voti di persone che stavano negli affari della camorra, non è che erano camorristi, erano persone che giravano intorno alle aziende, intorno alle discariche e così via. Dal 97 al 2013 quei verbali, quelle dichiarazioni furono segretate con una votazione all'unanimità di tutti i partiti della Seconda Repubblica, dai Verdi a Forza Italia. E quando siamo arrivati noi abbiamo chiesto la desecretazione
e abbiamo potuto leggere quei verbali. In quei verbali c'erano scritte delle cose atroci che poi si sono verificate, sono state verificate nel processo Spartacus, che ha dato ragione a quelle dichiarazioni, perché le dichiarazioni di un camorrista vanno sempre verificate. E faccio un altro inciso: per me Schiavone resta un camorrista, si può pentire quanto vuole lui, ma è uno che ci ha ammazzato, non gli affido nessuna attenuante, se non quella di averci dimostrato che alla fine lui è venuto quest'estate a Sky TG24 a raccontare quello che aveva raccontato alla commissione d'inchiesta, e lui ci ha detto la verità, che l'aveva detto, e la politica è stata omertosa per 17 anni. Salvatore Micillo, arrivato alla Camera, presenta una proposta di legge, una proposta di legge che dice che i reati, le pene per i reati ambientali devono essere equiparati a quelle di mafia. Per me è anche poco, perché il mafioso che spara uccide una persona, il mafioso che inquina o chi inquina sta uccidendo tre generazioni, noi stiamo pagando ancora e pagheranno anche i miei figli per quello che è stato sotterrato negli anni 80 in questa terra. Allora, noi siamo in minoranza. Tutti ci hanno detto che non c'era nessuna speranza di far approvare una cosa del genere. Io Salvatore l'ho incontrato 2 mesi dopo il nostro insediamento, perché ci vedevamo pochissimo all'inizio, e mi ha fatto vedere la proposta di legge. Ha detto: Luigi, firmala, perché la dobbiamo firmare noi campani. 2 mesi dopo l'ho reincontrato e mi ha detto: sto facendo stalking al presidente di commissione per farla discutere a tutti i costi. Altri 2 mesi l'ho reincontrato e mi ha detto: Luigi, io l'ho già fatta approvare all'unanimità in commissione giustizia e adesso deve arrivare alla Camera. 7 giorni fa Salvatore Micillo si alza alla Camera in dichiarazione di voto e la fa approvare. Una proposta di legge che inasprisce le pene per i reati ambientali. Se questa proposta di legge fosse stata approvata 10 anni fa, 15 anni fa, noi non avremmo visto criminali che non sono per forza camorristi, ci sono anche i colletti bianchi, ci sono i politici corrotti, favorire l'interramento o la combustione di rifiuti in questa terra, e magari un po' di tumori in meno li avremmo avuti. Perché? Perché fino ad ora le pene per i reati ambientali sono quanto una multa in divieto di sosta, e se io mi devo fare i conti e devo andare a vedere quanto ci guadagno da un interramento illecito e quanto ci perdo se mi acchiappano, alla fine il risultato era sempre inutile, era sempre positivo. Un'altra storia è quella di Riccardo Fraccaro, un nostro collega del Trentino, Alto Adige, l'unico eletto in Trentino. Quando siamo arrivati alla Camera dei Deputati, noi nell'ufficio di presidenza, io e Riccardo Fraccaro facciamo parte del cosiddetto consiglio d'amministrazione alla Camera dei Deputati, ci siamo andati a guardare i bilanci e abbiamo trovato nei bilanci qualcosa come 37 milioni di euro di affitti che pagavamo per 2 palazzi che valevano 3 milioni di euro, 37 milioni di euro all'anno. Da quando è stato firmato il contratto abbiamo già speso 544 milioni di euro di affitti grazie a un certo Violante, che firmò il contratto a un certo Scarpellini, imprenditore palazzinaro di Roma, che non era neanche proprietario dei palazzi quando gli firmarono il contratto di affitto. Cioè, gli firmarono il contratto di affitto, andò con il contratto in banca e disse: io ho il contratto, adesso fatemi il mutuo che mi compro i palazzi pagandomeli con il fitto. Così siamo bravi a fare gli imprenditori tutti quanti con i soldi pubblici. Bene, arrivati alla Camera noi abbiamo chiesto di recedere da questo contratto e ci hanno detto che non era possibile perché fino al 2018 non c'era clausola di recesso. Io e Riccardo, sorridendo, dicemmo: ma scusate, noi siamo il legislatore, facciamo le leggi e ci dite che non è possibile fare una cosa, dite che non volete farla, non è possibile, non è possibile. Riccardo, mentre si stava approvando un decreto alla Camera, inserisce 3 righe di emendamento di cui nessuno si accorge, in cui si dice che nel 2014 tutte le pubbliche amministrazioni e gli organi costituzionali che hanno contratti in essere eccessivamente onerosi possono recedere con un preavviso di 6 mesi. La norma passa nel silenzio totale, nessuno si accorse di quanto era importante, e noi non solo adesso faremo saltare i contratti di Scarpellini, ma tutto questo giro di fitti d'oro in Italia farà risparmiare qualcosa come 8 miliardi di euro alla pubblica amministrazione in Italia.
questa è un'altra storia che racconto, di uno, Riccardo Fraccaro, laureato in giurisprudenza, che si è pagato gli studi facendo il pizzaiolo in Veneto e che non aveva nessuna esperienza di politica, come Salvatore Micillo prima. E c'è un'altra storia che va raccontata, che è quella di un altro nostro conterraneo, un certo Roberto Fico, che tutti conoscete, che gli fu detto che non poteva fare il presidente della commissione di vigilanza Rai perché ci volevano persone d'esperienza. Il suo predecessore era Zavoli, 88 anni, una vita in Rai e adesso ancora senatore. Bene, Roberto appena arriva, noi abbiamo questa fissa dei bilanci, se li va a guardare e scopre nei bilanci che la Rai voleva comprare in esclusiva i diritti di un evento che voi tutti conoscete, non si è mai capito perché lo conosciamo tutti, ma tutti lo conosciamo, il forum di comunione e liberazione, il meeting di comunione e liberazione, tutti gli anni sta nei TG, tutti gli anni vediamo sfilare i presidenti del consiglio e i ministri, ma non abbiamo mai capito perché è così importante. Bene, Roberto scopre che la Rai dava 700.000 euro per comprare in esclusiva i diritti di questo evento, neanche fosse Italia-Brasile della finale dei mondiali, qualcosa del genere, e scrive una lettera alla dirigenza della Rai dicendo: guardate, se voi non fate saltare questo contratto, io vi assicuro che vi denuncio alla Corte dei Conti per danno erariale e poi ve la vedete con la giustizia. Sono bastate due lettere di questo inesperto, di cui nessuno se n'era accorto prima, per far saltare un appalto da 700.000 euro a Comunione e Liberazione che, se non vedrete più nei TG, ricordatevi che è colpa nostra. Ci dispiace che non li vediate più nei TG. Ora, il discorso è che io racconto queste cose perché in questi anni ci hanno sempre detto che ci volevano persone esperte in politica, invece in questi anni sono state proprio quelle ad essere omertose. Quando della terra dei fuochi se ne è parlato nel 97 in Parlamento, quella gente che sentì Schiavone e mise il segreto non ha presentato una proposta di legge come quella di Salvo Micillo, che poteva salvare la vita non so quanta gente da questa parte. Quando Violante firmò i contratti a Scarpellini, si sono alternati i presidenti della Camera di tutti i partiti dopo Violante e nessuno ha mai fatto saltare quegli appalti milionari. Quando i 700.000 euro Roberto Fico li scopre che stanno lì nel bilancio da una vita. E un'ultima cosa, voi avete sentito di Eddie, quel panettiere di Casalnuovo che si è suicidato per una multa di 2.000 euro. Quello, Eddie era un nostro attivista, era una persona che credeva nel movimento. Io ho parlato col suocero che ci ha fatto l'onore di venire al banchetto del Movimento 5 Stelle due giorni dopo che Eddie si era suicidato e ci è venuto a chiedere aiuto. Non so se mi sentite ancora. Bene. Noi abbiamo un mucchio di ragazzi in commissione attività produttiva che fanno gli imprenditori, facevano gli imprenditori, oggi sono eletti. Quando sono arrivati in commissione attività produttive, il loro primo problema è stato cercare di fermare quella follia secondo cui lo Stato ti chiede i soldi come azienda per pagare le tasse, ma contemporaneamente non ti paga i lavori che tu gli hai fatto. È il caso di tante imprese in Italia che hanno lavorato con la pubblica amministrazione, che non vengono pagate, ma hanno Equitalia alle calcagna perché non riescono a pagare le tasse, ma quelli non pagano le tasse perché lo Stato non gli paga i lavori. Allora, con tre righe di emendamento, un ragazzo che si chiama Davide Crippa della Commissione Attività Produttive del Movimento 5 Stelle inserisce all'interno di un decreto una norma secondo cui se tu impresa ti devono pagare i soldi, lo Stato ti deve pagare dei soldi, Equitalia deve congelare le cartelle esattoriali finché lo Stato non ti paga, perché altrimenti tu ti trovi in una morsa che ti ammazza. Ora, noi ci aspettavamo che questa norma passasse con una certa tranquillità, nel senso che era una norma di buonsenso, ma c'è un'altra cosa che abbiamo imparato a fare in questi mesi e in questi anni, che è stata in questo anno, che è stata quella di cercare di capire come funzionano i regolamenti parlamentari, e abbiamo scoperto che quei signori li possiamo tenere in aula anche tre notti e quattro notti finché non si arrendono, finché non fanno passare qualcosa per i cittadini.
E siccome siamo anche più giovani e prestanti fisicamente, capita molto spesso che alla seconda notte arrivano morti e ci dicono che volete. E siccome prima il che volete era, significava dammi un posto in questo CDA o facciamoci questo accordo in questa regione, l'ultima volta ha significato far passare una norma che congela le cartelle di Equitalia per gli imprenditori che devono avere soldi dalla pubblica amministrazione. E mi chiedo, se questa norma fosse stata introdotta 5 anni fa, la vita di quanti imprenditori avremmo salvato? Di quanti imprenditori che si suicidano perché prima di tutto sono umiliati e soprattutto non hanno veramente i soldi per pagare le tasse che vorrebbero pagare, perché non gli paga i lavori la pubblica amministrazione. Allora io racconto tutto questo per dirvi che alla fine avevamo ragione noi su tutta la linea. Avevamo ragione nel fatto che il vero problema, la vera burocrazia di questo paese sono loro. Quando dicono non mi farò impantanare, il pantano sono loro. Quando parlano del pantano stanno parlando di loro stessi. Quando parlano di stabilità, di governabilità, stanno parlando semplicemente di sopravvivere. E noi siamo arrivati lì dopo che per anni gli avevamo dato un'opportunità a questi signori, ai comuni, avevamo dato un'opportunità alle regioni. Noi del 2005, quando abbiamo iniziato, ormai sono 10 anni, nel 2005 neanche ci volevamo candidare. Io andavo da Roberto Figo e gli dicevo: Robè, ma adesso ci sono le comunali nel mio comune, che vogliamo fare? Luigi, noi dobbiamo semplicemente portare i progetti alle amministrazioni e le amministrazioni li prenderanno in considerazione perché sono buoni i nostri progetti. Il piano alternativo dei rifiuti non avrebbe creato questo disastro se fosse stato preso in considerazione dalla giunta regionale di Bassolino o di Caldoro quando noi gliel'abbiamo presentati, ma abbiamo sempre trovato le porte chiuse. E dopo 3 anni in cui abbiamo elaborato progetti, abbiamo messo insieme le migliori intelligenze del territorio a costo zero, venivano i docenti universitari ai nostri meetup, ci venivano a portare delle idee stupende. Dopo 3 anni ci siamo scocciati, nel 2009 abbiamo deciso di fare il Movimento 5 Stelle, ci siamo visti a Milano e abbiamo detto noi scompariremo il giorno dopo che scompariranno loro, non vogliamo essere l'ennesimo partito politico che vuole sostituirli, noi vogliamo ridare la possibilità ai cittadini che presentano proposte di essere ascoltati. E questo discorso io lo faccio sempre perché ai partiti noi abbiamo dato opportunità per 3 anni in tutta Italia e a ritirare i nostri progetti c'era sempre un poliziotto in assetto antisommossa che ci mandavano loro, è il gioco che hanno sempre fatto. Allora adesso io vi dico, avevamo ragione, perché intanto quando abbiamo creato il movimento abbiamo detto bene le parole ma dobbiamo dimostrare con i fatti quello che stiamo dicendo. E allora abbiamo detto che la politica si può fare senza rimborsi elettorali perché ce l'hanno detto i cittadini con un referendum nel 93 e noi solo alla vecchia campagna elettorale, quella di un anno fa, in 3 mesi abbiamo raccolto qualcosa come 780.000 euro di singole donazioni a 20 e 30 euro per la campagna elettorale e di questi 780.000, 420.000 non ci sono serviti e li abbiamo dati ad una palestra dell'Emilia Romagna, ad una scuola dell'Emilia Romagna nelle zone terremotate per fare una palestra. Abbiamo detto che si poteva fare politica col massimo di 2 mandati e la stiamo rispettando. Ci sono persone di 33-34 anni che hanno già fatto 2 mandati nei comuni e non si possono più ricandidare. Hanno dato il loro contributo e torneranno alla vita normale, perché se tu vuoi fare il politico di professione, passi il tempo il giorno dopo le elezioni a capire come ti devi far rieleggere. E per farti rieleggere ti dimentichi i problemi dei cittadini e cominci a raccattare voti, che qui soprattutto, sappiamo, si possono mettere insieme con tanti metodi, non per forza con il metodo del consenso. Abbiamo detto che dovevamo essere incensurati e tutti quelli che si candidano, se non sono incensurati, non si possono candidare. E tra l'altro quelli che finiscono sotto inchiesta, noi alla prima condanna, non dopo le 3 condanne, alla prima condanna li cacciamo fuori, perché per noi esiste una questione morale che va al di là del garantismo che è garantito dalla nostra Costituzione. La questione morale, la sanzione reputazionale, quella di cui si sono dimenticati tutti i politici, anche i seguaci di Berlinguer che tanto lo osannano e poi alla fine non hanno mai seguito le parole che diceva sulla questione morale.
Poi abbiamo detto anche un'altra cosa, che ti devi candidare dove, dove sei residente, devi conoscere i problemi del territorio. E noi siamo l'unica lista che alle ultime elezioni nazionali ha fatto candidare persone che erano residenti nella circoscrizione dove si candidavano. Qui si sono venuti a candidare tutti, l'abbiamo visto, i capilista venivano da tutta Italia e voi andavate a votare e magari votavate un simbolo con un capolista che sceglieva un seggio in un'altra regione e vi faceva scattare quello di sotto. E succederà anche nella nuova legge elettorale di Renzi e Berlusconi, dove ci sono le candidature multiple e le liste bloccate. Allora, noi l'abbiamo dimostrato e abbiamo dimostrato pure che non servivano persone esperte, servivano persone con entusiasmo e onestà, e quelle persone oggi stanno portando a casa dei risultati dall'opposizione contro tutto e tutti, utilizzando gli strumenti garantiti dal regolamento della Camera dei Deputati e utilizzando le istanze dei cittadini che ci arrivano ogni giorno. Questo non è più un paese che ha bisogno di destra e sinistra, questo è un paese in cui c'è bisogno di fare delle cose, e chi non le sta facendo è perché ha altri interessi da coprire. Qui ci sono, c'è un governo, tutti mi chiedono ma perché nel governo non c'è nessuno del sud o ci sono pochissimi del sud. Se i governi si compongono sugli equilibri economici del paese è chiaro che si fanno tutti del nord, si è spostato tutto al nord, ci hanno tolto tutto, la Lenia di Pomigliano d'Arco, hanno portato la sede legale al nord, hanno portato tutto al nord. E se i governi si compongono sugli equilibri delle lobby e delle grandi aziende e delle grandi multinazionali, è chiaro che sono tutti esponenti del nord, è chiarissimo. Ma noi vogliamo qualche altra cosa, e io quello che vi chiedo, oggi io sto qui non ci sono le elezioni comunali, io non sto qui a parlare di voti, non vi sto chiedendo voti, non siamo in campagna elettorale. Io faccio questo e lo facciamo tutti e 150 parlamentari in giro per l'Italia ogni weekend, 3 giorni a settimana, incontriamo i cittadini, cerchiamo di parlare con loro. Quando ci avete visto invadere i banchi del governo per la questione di Banca Italia, 7 miliardi e mezzo di euro che questi signori hanno trasferito con il voto dei renziani, l'hanno trasferito alle banche e ai gruppi assicurativi, tutti quanti ci hanno preso per pazzi. L'Unione Europea ieri ha mandato una lettera al Ministero del Tesoro italiano e gli ha detto: voi state facendo aiuti di Stato alle banche, trasferendo soldi pubblici in enti privati, e non lo potete fare. E noi eravamo quelli pazzi allora, eravamo quelli là che non si dovevano comportare così, perché c'è bisogno di decoro istituzionale. È il più grande trasferimento, la più grande transazione, i soldi pubblici dalle banche, dalla banca pubblica alle banche private della storia, non si è mai visto. 2 miliardi e mezzo di euro di condoni alle società di slot machine, li hanno votati questi signori qua. A Eddie mandano l'ispettorato del lavoro che vede che la moglie lo sta aiutando, a quelli gli fanno un condono di 2 miliardi e mezzo e non gli mandano neanche Equitalia, a quelle società lì. Allora io dico solo una cosa: questo movimento ha dimostrato che la politica si può fare senza soldi, con persone inesperte, e si può fare partendo dal basso, dai territori, componendo i programmi insieme. E tutto quello che avevamo detto oggi si sta trasformando nell'unica soluzione per uscire da questa impasse. Io so che ci sono dei comuni qui che stanno aderendo ai progetti Smart City. Qui, mi pare a Ottaviano, abbiamo fatto un approfondimento sulle Smart City, è proprio qui. Allora, di queste cose ne sentirete parlare per i prossimi 10 anni, è l'informatizzazione dei servizi. In Europa hanno capito che il più grande motore per far ritornare il lavoro sui territori è cercare di partire dalle criticità. Ognuno di voi ha una questione personale con un servizio pubblico, più di una questione personale con un servizio pubblico. Bene, l'Europa ha detto... L'Europa, i paesi che lo fanno già da 10 anni poi in tutta questa storia, ha detto semplicemente una cosa: se il problema principale è l'efficienza dei servizi, convertire i servizi utilizzando le tecnologie creerà nuovi posti di lavoro e nuovi mercati. E così, mentre la politica sfila a Pomigliano d'Arco per dirci che la soluzione per la crisi della Fiat è proporre il modello che è fallito negli ultimi 30 anni come soluzione, intanto l'Europa ci aveva stanziato 7 miliardi e mezzo di euro da utilizzare per i progetti Smart City, per convertire i servizi pubblici, per tecnologie
ideologizzarli e permettere alle piccole e medie imprese del territorio, di tanti ragazzi autodidatti che lavorano su internet, che lavorano alle applicazioni e ai software, di trovare lavoro. E li abbiamo persi quasi tutti, li abbiamo rimandati indietro quasi tutti, e nonostante in questa regione abbiamo speso 42 milioni di euro di consulenze per i bandi pubblici europei, 42 milioni di euro. Noi di questo stiamo parlando. Allora come si risolve questa questione? Si risolve cambiando la classe politica. Voi ci dovete dare una mano. Io ve lo dico, io ho due mandati. Se dopo questi due mandati torno in un'Italia peggiore o uguale a quella di prima, io me ne vado. Non era questa la mia idea, l'idea non è di fare il politico di professione. Io voglio tornare alla fine dei miei due mandati in un'Italia migliore, dove ci sono nuove opportunità lavorative e ci sono nuovi mercati innescati dalle leggi dello Stato. A Pomigliano, io la cito sempre perché è il mio comune, una di quelle catene della Fiat poteva produrre navette elettriche se ci fosse stata una legge regionale che 10 anni fa diceva entro il 2015 tutte la mobilità regionale deve essere elettrica. Bene, ti do incentivo come comune e come provincia se cominci ad innescare il processo, e la Fiat avrebbe intercettato il mercato mettendo su una catena quella produzione. Ma questo non si fa perché? Perché alla fine dietro i grandi governi regionali e nazionali ci sono sempre le stesse aziende, ci sono sempre le stesse banche, le stesse lobby che si stanno arricchendo nel momento di crisi. C'è il 10% di questo paese che sta aumentando il possesso della ricchezza al 50% della ricchezza dell'intero paese, e quelli là hanno interesse che le cose vadano così, hanno interesse che le cose stiano in queste condizioni, perché quelli si stanno arricchendo mentre noi ci stiamo impoverendo. E allora il discorso qual è? Non è più il discorso neanche imprenditore contro operaio, è finita quella storia che ci hanno preso in giro per anni dicendo che dovevamo combattere il padrone o combattere l'operaio o i sindacati. No, io vedo oggi operai onesti e operai disonesti, imprenditori onesti e imprenditori disonesti, e noi dobbiamo scegliere da che parte stare, e dobbiamo anche aprire un altro grande dibattito oltre che sui partiti, sui sindacati. Io ho un problema che tutte le aziende che oggi vengono da me disperate, gli operai disperati, io ne assisto 40 di aziende in tutta la provincia di Napoli con il mio ufficio, sono state vendute dagli accordi sindacali, sono state vendute dai sindacati molto spesso, e noi su quello dobbiamo fare una riflessione, perché oltre alla giungla dei partiti e dei soldi che entrano nei partiti c'è l'altra giungla che è quella dei sindacati. Io credo che noi dobbiamo fare una grande riflessione e capire che cosa vogliamo fare. Se vogliamo andare solo a votare e illuderci di decidere andando a votare, lo possiamo fare, ma non conta nulla, non contiamo nulla così. Non è questo il punto. Il voto è stato ideato come una cosa conseguente ad un processo di partecipazione e precedente ad un processo di controllo sui politici. Quando li votiamo li dobbiamo controllare, prima di votarli dobbiamo essere consapevoli dei problemi del nostro territorio, ed è questo che ha cercato di dimostrare il movimento. E qui era uno solo 2 anni fa, e adesso ci sono decine di persone in questo gruppo ottaviano, come in tutti i gruppi della provincia di Napoli, che è una delle province più restie alla partecipazione, ve lo posso assicurare, di tutta Italia. E se riusciamo a fare questi miracoli qui con il gazebo che vende il capitone, mi ricorda il gazebo che i pesci vendono utilizzano a Natale a costo zero, senza rimborsi pubblici, se riusciamo a fare questo vinciamo ovunque. Io adesso passo la parola a Josy e poi rispondo alle vostre domande. Grazie. Grande. Innanzitutto buongiorno a tutti. Parlare dopo Luigi non è la cosa più semplice del mondo, però ci proviamo. Innanzitutto ringrazio le campane che stanno annunciando il mio intervento, Luigi e tutti quanti voi per la solidarietà che mi avete dato, anche come gruppo Movimento 5 Stelle di Ottaviano, a seguito dell'atto intimidatorio che la mia famiglia ha ricevuto con l'incendio di parte della salumeria di famiglia. E sottolineo la salumeria perché penso anche questa città sia contraddistinta da tante piccole economie, negozi a condizioni familiari. Prima si parlava dell'episodio del genitore, marito e moglie che lavoravano nel negozio, è lo stesso tipo di negozio, di salumeria, in cui i miei genitori, i miei nonni, i miei bisnonni hanno lavorato e per fortuna stanno continuando a lavorare. Quindi vi ringrazio immensamente per la solidarietà, perché la solidarietà è un'arma, e io
ritengo che quando parliamo di crisi, la prima forma di crisi a cui noi dobbiamo fare fronte, a cui noi dobbiamo, contro cui noi dobbiamo combattere, è la crisi di coscienza, è l'apatia che contraddistingue le nostre azioni sul territorio, è l'incapacità di reagire, di sognare qualcosa di differente. Qui la crisi c'è perché non si sogna più, non si spera più in qualcosa di differente. Vedere oggi un presidente della Camera dei Deputati così giovane venire qui, siamo quasi pari, vice, qui in questo caso presidente, perché non c'è il presidente, c'è il vicepresidente, siamo quasi parità, io ho qualche capello in più di Luigi, però posso dire che l'azione meritoria che sta facendo, al di là della rappresentanza come Movimento 5 Stelle, metto sia importante la capacità di riportare lo Stato tra i cittadini, perché io sono un semplice consigliere comunale, Luigi alla Camera dei Deputati, però ognuno per la propria parte, siamo rappresentanti dello Stato e siamo orgogliosi di rappresentare lo Stato, perché cerchiamo di farlo bene ogni giorno, ogni ora, ogni momento. A me chi me lo faceva fare oggi di venire qui a Ottaviano? Stessa cosa a Luigi, poteva restarsene a casa. Essere qui significa far capire che lo Stato è presente tra i cittadini e che esiste anche un'altra faccia dello Stato. Se oggi noi siamo qui a contestare, Luigi prima diceva e faceva bene, ricordava quanti ministri del nord sono stati nominati da questo pseudo presidente del consiglio di un pseudo centro-sinistra. Noi dobbiamo ricordare però che il presidente della Repubblica di questo Stato è un napoletano, si chiama Napolitano, e io voglio rivendicare il diritto di non gradire la sua presenza alla presidenza della Repubblica, perché come cittadino della Campania, come rappresentante della terra dei fuochi, perché io vengo da Bacoli, che è uno dei paesi più belli della provincia di Napoli, Campi Flegrei, abbiamo Cuma, abbiamo Miseno, e sappiate che Schiavone ha dichiarato che lì dove è nata la cultura 3000 anni fa a Cuma sono stati sversati rifiuti tossici, l'uomo è stato capace di creare e di distruggere nello stesso luogo. Bacoli è stata considerata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità il secondo comune in Campania per aumento di mortalità e morbilità per tumore. E sapere oggi che il Presidente della Repubblica nel 98 non ha voluto desecretare quegli atti, sapere che qualche mese fa siamo andati lì 10-20 di noi a Pozzuoli all'Accademia, era lì presente per inaugurare qualcosa con Montezemolo, e chiederemo un suo incontro, un incontro per chiedere perché da Ministro degli Interni all'epoca non fece nulla, perché la Presidente della Repubblica non sta continuando a fare nulla. E sapere che quel Presidente, che è anche il mio Presidente della Repubblica, rappresenta lo stesso Stato che rappresento io nel mio comune, che posso rappresentare anche qui, è scappato via con le auto blu, con le auto di scorta, eravamo 20 cittadini, non ci hanno permesso neanche di mostrare gli striscioni, in cui rivendicavamo la possibilità di contestare il Presidente, perché io rispetto l'istituzione del Sindaco, del Presidente della Repubblica, del Presidente della Camera dei Deputati, ma non è possibile che non possa contestare chi in quel momento la stia rappresentando, perché se va contestato, io come cittadino, e Luigi diceva bene, devo avere la capacità di contestare o di controllare, altrimenti è inutile. Io spesso ci viene chiesto, qui vedo anche tanti giovani, la capacità, si dice spazio è il giovane, guardate, più ci dicono così e più è il terrore, o il terrore, ci stanno veramente fregando, perché in Consiglio Comunale a Bacoli, all'atto dell'insediamento 4 anni fa, un terzo dei consiglieri comunali, un terzo su 21, aveva meno di 33 anni, che per la comunità europea significa giovane. Sappiate che in quel consiglio comunale i giovani pseudotali, chi si è messo a fare il presidente del consiglio ed è muto, e gli altri continuano ad essere muti. La cosa più grave è che i giovani che restano in questa terra decidono di imparare come si fa dai più grandi, e questo è drammatico, perché i migliori stanno andando via, c'è un'immigrazione sconcertante. Io non voglio andare via alla fine dei mandati, dei due mandati che ci saranno dati, voglio continuare a restare qui, però per riuscire a rivoluzionare questo territorio non abbiamo bisogno della giovinezza anagrafica, ma della gioventù d'animo, esatto, che è propria,
propria, anche di chi ha 60, 70 anni, dateci una mano, aiutateci, abbiamo bisogno di professionalità, di esperienza positiva, perché non è possibile pensare che chi ha fatto attivismo negli anni che prima del Movimento 5 Stelle non c'era nulla, prima di queste realtà, prima di una nostra presenza nei consigli della Camera dei Deputati, c'era già qualcosa che era nascosta, che non riusciva ad emergere. Oggi si è il 25%, il 30, il 35% a livello nazionale, ma si ha la possibilità, ma si ha la necessità, lo voglio dire con forza, di ridare forza ai municipi. È importante, l'Italia è contraddistinta da oltre 8.000 comuni. Si cambia l'Italia stando a Roma sicuramente, ma dai municipi, dai comuni. Basta una persona in consiglio comunale e li mandi in tilt, li mandi in tilt, vi posso assicurare. Io sono stato della lista che ci presentammo l'unico ad entrare, è bastato uno apre tutte le finestre. Non ero del Movimento 5 Stelle, una lista civica, oggi abbiamo un sito Free Bagoli. Questo per dire come nelle realtà è possibile fare attivismo, dice bene Luigi, il movimento a livello soprattutto nazionale è come una medicina, deve curare lo Stato, una volta che è curato può cominciare a camminare con le proprie idee, perché ci dicono spesso, perché a livello nazionale il Movimento 5 Stelle non fa coalizione, ma è il movimento che è una coalizione dei cittadini, di persone che prima molto probabilmente votavano per partiti differenti, che hanno anche idee politiche differenti, ma qua ci stiamo unendo su principi che non possono dividere. Risparmiare soldi pubblici per mettere la moralità in politica non può dividere destra e sinistra, perché una buona destra e una buona sinistra devono rispettare una moralità, delle leggi devono essere condivise. Io voglio dire con forza che veramente se non lo cambiamo noi, se non cambiamo noi i nostri municipi, non li cambia nessuno. Abbiamo la necessità, Ottaviano, in tutti i comuni che poi andranno alle elezioni, scusate ma non sono del Consiglio Comunale, esatto. Ringrazio Luigi. Si ha la necessità veramente di entrare nei consigli comunali, anche una sola persona, ne vale tanto, perché quando questi personaggi pirandelliani entrano in consiglio comunale, entrano con masse di voti clientelari dietro, perché Luigi prima lo diceva, qui il voto purtroppo è basato su un consenso di tipo clientelare, i problemi li conosciamo tutti, sono simili a Bacoli come anche ad Ottaviano, e sono problematiche che noi abbiamo il dovere di affrontare, anche temi scottanti come può essere ad esempio quello dell'abusivismo edilizio, non si può girare più la faccia, va affrontato, va guardato negli occhi e compreso come risolvere il problema, perché la politica del no non è quella del Movimento 5 Stelle, la politica del no non è quella dei cittadini che vogliono affrontare i problemi del paese, una politica del sì, una politica propositiva. Quindi entrare in consiglio ci permette di leggere meglio i regolamenti, gli statuti. Noi in pochi mesi abbiamo fatto approvare il regolamento per le riprese del consiglio comunale, che è un luogo pubblico che tutti devono sapere cosa accade in consiglio comunale. Abbiamo rivisto regolamenti in cui c'erano commissioni consiliari che loro tenevano nel chiuso delle stanze del municipio e che nei regolamenti era scritto che erano pubbliche e non le pubblicizzavano ai cittadini, come questo tante altre battaglie, le spiagge libere e via discorrendo, che non vi sto qui a raccontare, che su Free Bagoli potete leggere. Io voglio concludere lanciando veramente un messaggio di speranza, perché guarda, non è possibile farci più calpestare da chi questi territori non li ama, chi prima di noi, già qualcuno in altre terre che somigliano molto alle nostre purtroppo parlava del valore della bellezza delle nostre città. Io vengo dai Campi Flegrei e credetemi, un territorio meraviglioso, ci contestavano 4-5 anni fa quando parlavamo del depuratore di Cuma, degli sversamenti illegali in terra e in mare, ci dicevano ma voi non amate il territorio, andate via, voi fate cattiva pubblicità alla vostra terra. Ma com'è possibile pensare solo che un cittadino a 22, 23, 24 anni possa volere il male del proprio territorio? Non è così, noi combattiamo per il bello, e dico noi perché Luigi ha detto bene, come lista civica siamo entrati in consiglio comunale, ma è possibile aggregare i cittadini, il movimento è una coalizione di cittadini che si uniscono su temi e su battaglie, la forza della bellezza cambierà questi territori, l'amore per il nostro territorio, per le nostre città, per i nostri municipi ci permetterà di cambiare. Li vedo qui tanti occhi ricchi di speranza, così come vedo anche in questa piazza
come nella mia piazza, molti cittadini che voltano le spalle dall'altra parte. Non bisogna mai perdere la speranza di riuscire a cambiare loro, a cambiare le coscienze di questa città, perché la bellezza è dominante se noi combattiamo in nome, per conto e in difesa dei nostri municipi e della bellezza della nostra città. Riusciremo certamente a cambiare le nostre città e l'Italia intera. Quindi la forza deve essere quella che bisogna sì portare qui i temi nazionali, ma utilizzare Luigi quando va a scuola, Luigi quando va nelle scuole. È sensazionale quando ci va come vicepresidente della Camera, perché riporta lo stato delle scuole, e noi l'Italia la cambiamo nelle scuole, Ottaviano la cambiamo nelle scuole materne, non andiamo a cambiare neanche più nei consigli comunali. L'Italia non si cambia del tutto a Roma, ma si cambierà a Ottaviano, come a Milano, come a Genova. Entriamo nei municipi e riusciamo a cambiarla. Quindi abbiamo fiducia nello Stato e abbiamo fiducia nelle istituzioni. Qui vedo anche le forze dell'ordine. Pensate che quando vennero a Bacoli loro e altri deputati non erano presenti neanche le forze dell'ordine, che io ringrazio, perché vederle qui le forze dell'ordine, vigili urbani, carabinieri, è importante, perché anche grazie a loro, pur tenendo ben divise gli ordini, quello politico, legislativo e quello della magistratura, è possibile cambiare i nostri municipi. Quindi la speranza è questa: utilizzare loro come megafoni verso Roma. Noi saremo i loro megafoni qui nelle città, ma dobbiamo avere l'orgoglio e l'ambizione di riuscire anche a noi a essere punti di riferimento in ogni singolo municipio, per far sì che Luigi possa essere da tramite per i problemi di Ottaviano e di Bacoli e dei Campi Flegrei verso la realtà romana. Quindi vinceremo noi con il sorriso e con la forza della bellezza. Allora, come avevamo detto, lasciamo un po' di spazio per fare delle domande a Luigi, e chiedo di avvicinarsi Alfonso, che voleva fare una domanda, Alfredo anche, e Salvatore. Quindi sono al secondo. Ciao. Ah, ok. Non è solo Alfredo, è il primo. Vabbè, cominciamo. Piacere. Io mi definisco operaio della salute, sono infermiere professionale, sono diplomato all'università del 98, sono emigrato perché qua non cercavo raccomandazioni, quindi ho vinto un concorso pubblico, però quando sono andato ad Asti ho vinto il concorso in Piemonte, mi sono sentito già tradito dall'istituzione, sinceramente, perché le persone oneste, tutti quanti a mio avviso che pagano le tasse, visto che c'è una tassazione assurda secondo me in Italia che supera il 60%, oppure dicono l'Istat eccetera, io non riesco a vivere. Cioè, se voglio crearmi una famiglia, sono al nord, ero il povero del nord, qua per fortuna, perché ci sono gli ammortizzatori sociali, ossia la mia famiglia, quindi abito con i miei, e quando poi mi sono acquistato dopo una vita di sacrifici, cioè anche i sacrifici dei miei genitori, una casa, io ero il ricco del sud, paradossalmente, perché dalla busta paga, cioè la domanda è, per essere sintesi, però la domanda è questa: in Italia, visto che non voglio dire chi paga e chi non paga le tasse, però chi paga le tasse ne paga troppe. Paradossalmente io sono un nuovo ricco, perché io ho visto che la tassazione è esagerata, e vedo che ogni volta che vado a spendere vengo tassato molte volte perché pago l'IVA. Io vi dico, per far emergere il sommerso, che c'è tantissimo, facciamo portare a tutti quanti che dimostrano che pagano le tasse la detraibilità dell'IVA, perché io dalla mia busta paga io percepisco, diciamo, un netto, e mi reputo un fortunato anche se io me lo guadagno, 1500 euro per ogni volta che al mese, quindi io ho un netto all'anno, pure facciamo 20.000 euro. Io voglio portare la detraibilità dell'IVA massimo l'80% del mio stipendio, nel senso che io per vivere devo consumare, quindi su queste 1500 euro per andare a lavorare io metto la benzina, e la benzina, io la mia macchina c'ha 12 anni, quindi non è che mi sono comprato altre macchine, quindi io praticamente spendo 300 euro di benzina al mese. Sintesi. 300 euro, no, la sintesi, fateci portare la detraibilità di vita, okay. Così secondo me si emerge tutto il sommerso. Grazie. Facciamole tutte e poi risponde. Chiedo di essere un pochettino più sintetici nella domanda, perché dobbiamo restringere un pochettino i tempi. No, non puoi. Il microfono, okay. Dai il microfono.
presidente. Luigi, avvicina il microfono. Mi fate piacere conoscere. Avvicina il microfono. Io sono un vecchio non amico. Non ti sentiamo. Sono un vecchio amico di Alex Zanotelli. Quindi ah. Sono stato uno dei primi a fare la battaglia dell'acqua con Alex. Ma tengo, lasciami. E quindi spero che voi ci date una mano a continuare questa battaglia dell'acqua. Però volevo dire una cosa più importante ancora, per l'impiego dei giovani. Io sono 4 anni che non faccio più l'artigiano, perché le cose sono andate male. La fortuna è che mio padre mi ha lasciato un pezzetto di terra, quindi sto facendo l'agricoltore. E l'agricoltura è una cosa importante, un'agricoltura sana, ci sarà un grosso impiego per i giovani. Vogliamo che voi ci date una mano, perché io vengo da una vecchia militanza di sinistra, in effetti. Parlavamo sempre, ma mai ascoltati, mai. E questo l'ho sentito per televisione, perché pure lei l'ha detto. Vogliamo che noi, insieme tutti quanti, cerchiamo di fare dei piccoli progetti, di informarci. Non abbiamo tanto bisogno di soldi, però di darci una mano a bonificare questo ambiente, a fare dei prodotti sani, così risparmiamo anche con le malattie, in effetti. No, la domanda è di darci una mano, in effetti, su questo, di bonificare le nostre terre che sono piene di notizie. Aiutateci. Grazie. Il prossimo, l'ultima domanda era di Vincenzo Crosio. Ok. Ciao, ci siamo visti. Ciao, ciao. Ciao. Tre parole. Parliamo allora. Mi fa piacere che finalmente posso incontrare il vicepresidente della Camera, perché ho una domanda e anche una richiesta da parte della preside. Lei doveva venire Arco Felice all'istituto mio, sì. È stato dirottato al Pitagora. Quindi la mia preside si è incazzatissima e no, ma tu dove stai? Aspetta, vediamo. Gianmarco, ma non è solamente una battuta per. Sono stato dirottato, io non dispongo lo so, di me stesso. Lo so, perché la mia preside è incazzatissima. Non ho idea. Se troviamo quello che ha combinato qua. Non vuoi che giù? Non fa niente, era una richiesta, la preside ha pigliato un metro, tu ne hai fatto venire di mai. Appena l'incontro faccio la richiesta ufficiale. Okay, quindi Arco Felice all'Istituto Parigi, che lei doveva fare una lezione di legalità. Dove sono stato io? All'Archimede di Pitagora, Archimede Pitagora di Arco Felice, un altro istituto. Quindi io devo venire ad Arco Felice? No, io ho una richiesta della preside, no, perché avevo coinvolto lei, come qui ci sono rimasti. Questa è una richiesta, poi una domanda. Mi fa piacere che finalmente il Movimento 5 Stelle dice ufficialmente che il problema è l'economia del territorio. Perché noi, appunto, io faccio parte pure dei Fribacoli, stiamo lavorando molto sull'economia del territorio e abbiamo una serie di scadenze sul territorio che è esattamente il biodistretto. Io voglio sapere, quindi invitare anche il Movimento 5 Stelle, è possibile fare un forum su questo, visto che nei territori campani il problema è il lavoro? Quindi sono d'accordo anche sul fatto che il problema non è più operai e capitali, ma è lo sfruttamento direttamente del territorio. Possiamo arrivare al dunque di questa cosa, visto che noi abbiamo un sacco di idee e progetti e sono tutti cittadini attivi, che su questo è l'unica soluzione, che proprio la partecipazione attiva potrà garantire il successo, perché se aspettiamo appunto gente che pigli miliardi e sposta praticamente in debaga non ce la faremo. Quindi sono due richieste: uno, di venire a scuola mia sulla legalità, perché se la preside ma cacci la scuola. E una richiesta mia è che ci stiamo giocando tutto. Bravissimo. Io sono zappato la terra, quindi sono pieno di essere figli di operai. Quindi vorrei dire una cosa molto importante, invece vorrei discutere dei progetti con cui ho parlato anche con Paola Nugnez e gli altri, concreti, cioè di come avviare, far fuori la depredazione dell'economia dei territori e innestare un processo di equilibrio di economia del benessere. Grazie. Con le domande ovviamente lo so che ce ne sarebbero da fare a decine e decine, però purtroppo i tempi li dobbiamo restringere, perché il vicepresidente ci deve pure Luigi. Scusa, stuizio brutto proprio. Purtroppo ci deve salutare fra poco, quindi dobbiamo cercare di restringere i tempi. Adesso ci dà risposta alle domande che abbiamo fatto noi cittadini, ci lascia poi, anzi volevo dire anche una cosa, volevo ringraziare la presenza di Josi, volevo ringraziare la forza veramente, e lo volevo fare personalmente perché ci tengo tantissimo, è stato veramente, è un onore che averlo qua, veramente. Grazie. Bravissimo.
Allora, prima di tutto pure io, veramente, quando l'ho visto nel pubblico a Giuseppe, ho detto vieni qua, perché a volte, anche quando stiamo a Roma, io dico sempre anche ai nostri, ai miei colleghi, e poi sono amici, no, del gruppo parlamentare del Movimento, dico noi il meglio di quello che abbiamo prodotto in questi anni lo abbiamo nei comuni e nelle municipalità, per una semplice ragione, perché noi abbiamo iniziavamo ad entrare prima di tutto nelle municipalità, nei comuni e nelle regioni, quindi i primi che hanno avuto il coraggio quando stavamo allo 0,5% di lanciarsi dentro alle istituzioni sono quelli che veramente ci credevano, e noi i migliori per fortuna li abbiamo nei comuni, nelle regioni, perché lì poi, anche se nei media non sembra, si curano gran parte dei nostri interessi. Negli enti locali girano gran parte dei soldi che ci riguardano. Paradossalmente, se facciamo un rapporto numero di cittadini interessati, soldi che girano, il rapporto più basso c'è a Roma. Il Parlamento europeo e le regioni sono quelle che hanno il maggior numero, il rapporto più alto, cioè c'è un numero di soldi che gira per cittadino pro capite di quelli istituzioni enorme. Non è un caso che negli anni 90 gran parte delle lobby di questo paese si sono trasferite a Bruxelles, al Parlamento europeo, perché è lì che girano i miliardi, e guarda caso è lì che non siamo capaci noi di entrare con regole che possano favorire le nostre regioni. E mi viene da dire, è anche normale, finché mandiamo i Vazzanicchi, finché mandiamo De Mita, finché mandiamo Mastella, finché mandiamo i presentatori TV, mandiamo la Gruber, cioè quando andiamo i personaggi che devono solo raccattare voti per consenso, ma non devono realmente affrontare i problemi. Allora, cominciando dall'ultima, perché è quella che ricordo, la questione dei biodistretti, noi dopo un anno siamo riusciti ad organizzare in maniera funzionale tutte le proposte che vengono. Per esempio, noi oggi stasera staremo alle 4:30, oggi pomeriggio staremo a Benevento per il quarto incontro regionale, in cui i parlamentari raccolgono le istanze dai cittadini, e non per forza dai gruppi locali, dagli attivisti, dai meetup, ma anche da cittadini che vengono lì. Guardate, è un esperimento fantastico, perché le persone vengono, parlano ai parlamentari, parlano solo loro, noi parliamo pochissimo, parlano loro, espongono la questione, noi prendiamo le carte e le portiamo a Roma. Poi ultimamente, siccome sono passati 4 eventi, abbiamo messo insieme le questioni per argomento, e l'8 marzo faremo un tavolo sulla sanità in Campania, che sarà pubblicizzato con gli operatori del settore, per cominciare anche a preparare il movimento per le regionali dell'anno prossimo. Cioè, io non lo nascondo, noi qui per cambiare sta regione dobbiamo entrare in regione, per cambiare i comuni dobbiamo entrare nei comuni, e possibilmente è meglio entrarci al governo dei comuni e delle regioni che da opposizione, anche perché io ho visto questa gente esperta al governo, ho visto i bocconiani, ho visto i lettiani, poi ho visto questi qua che sono, insomma, la versione più comica degli ultimi 3, ma alla fine questa gente che doveva essere esperta non sta facendo nulla, non è capace di fare nulla. Noi dall'opposizione abbiamo ragazzi, e ragazzi, diceva bene Giosi, non sono giovani, abbiamo 50 anni più giovani di tanti 25 anni, ma che hanno quell'entusiasmo e quella forza che portano avanti dei progetti lì dove tutti dicono questo non si può, non te lo faranno mai fare. E la regola dei 2 mandati serve anche a questo, perché io tra 2 mandati probabilmente sarò un po' più assuefatto alle dinamiche di palazzo, cosa che non sarà magari uno di voi che per la prima volta ci entra e dice no, questa cosa si deve fare, altrimenti salvo Micillo col cavolo che riusciva ad approvare quella legge. Quindi magari se ci organizziamo facciamo un tavolo, non so dove sia la persona che me l'ha chiesto, facciamo un tavolo anche su questa questione qua, disponibilissimo, soprattutto perché i distretti e tutta questa roba qui gira intorno alle materie regionali, e noi ci dobbiamo preparare per le prossime regionali. Preparare che significa? Come ho detto prima, il voto segue un processo di consapevolezza e precede un processo di controllo di chi abbiamo eletto, quindi per forza dobbiamo maturare la consapevolezza, e la dobbiamo maturare con gli operatori del settore. Alla scuola ora ci organizziamo, non so quale sia stato, però non era in calendario, quindi sarà arrivata la richiesta, ma siamo oberati. Io ogni weekend, ieri sono stato a Portici, vado nelle scuole, guardo, Renzi non so da chi l'abbia copiata questa cosa, io ci vado da 5 mesi, vado nelle scuole della provincia di Napoli, ho scelto i
farlo qui, come vicepresidente della Camera, spiego il funzionamento della Camera dei Deputati e poi fornisco agli studenti uno strumento che si chiama Open Parlamento, un sito internet che non è nostro, è della Camera dei Deputati, che fu lanciato dai radicali 10 anni fa e che praticamente lì sopra trovate, è anche un'app che si può scaricare sui cellulari, trovate i livelli di presenza dei parlamentari, cosa votano, quando votano e come votano, e tra poco vedrete anche quanto guadagnano. È un sistema che io spiego agli studenti per dire: la Camera funziona così, le leggi si approvano così e così li potete controllare. Ora, voi avete tutti gli strumenti per non farvi fregare. Non farsi fregare significa che se uno in campagna elettorale dice di essere contro le spese militari di F-35 e poi il giorno dopo voi andate a verificare che ha votato per gli F-35, quella gente vi sta fregando, e alle prossime elezioni vi può pure venire a dire di nuovo che è contro la spesa militare, ma non gli dovete credere più perché non ha più credibilità. Io questo lo faccio nelle scuole, lo faccio in maniera laica, fuori dal Movimento 5 Stelle, ed è un esperimento fantastico, solo che ho nella provincia di Napoli decine di scuole che me lo stanno chiedendo e ho un giorno a settimana per poterlo fare, quindi lo faremo ovunque. La questione della detraibilità dell'IVA è già una nostra proposta di legge depositata, ti invito ad andarla a leggere sul sito della Camera dei Deputati, mi pare a firma Carla Rocco, non dovrei sbagliarmi. E soprattutto io voglio farvi riflettere su una cosa che è una mia consapevolezza dopo che sono stato 11 mesi lì dentro. Signori, i soldi per abbassare le tasse sono ovunque, il bilancio dello Stato, infatti ci sono i politici, alcuni politici che non hanno interesse a rompere quei salvadanai, i soldi per le forze dell'ordine, i soldi per le carceri, i soldi per l'istruzione, i soldi per la detraibilità, per la detassazione delle imprese, del lavoro, sono ovunque. Io questo ve lo posso assicurare, vi faccio un esempio: l'IRAP per le microimprese si può eliminare domani mattina eliminando i finanziamenti a pioggia che distribuisce il MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico, alle imprese amiche in tutta Italia. Cioè, se tu elimini il finanziamento a pioggia puoi togliere una tassa a tutte le imprese, eliminando il finanziamento a pioggia che va solo ad alcune imprese. È molto più semplice, metti tutti sullo stesso livello di mercato. E ancora, noi spendiamo 19 miliardi di euro ogni anno solo per i consigli d'amministrazione delle società partecipate degli enti locali di tutta Italia. Abbiamo 7.600 enti locali, imprese partecipate, aziende come quelle per l'acqua, aziende come quelle per la manutenzione delle strade, sono 7.500 in tutta Italia che solo di consigli d'amministrazione ci costano 19 miliardi di euro. Nei CDA è inutile dirvi chi ci va, ci vanno gli amici trombati della politica, ci vanno gli amici degli amici, i parenti e così via. Ma io mi chiedo, se i servizi sono 5 fondamentalmente, acqua, luce, quelli là, perché abbiamo 7.000 aziende? Basta un'azienda per provincia in tutta Italia con un CDA. Ed è questo un altro modo per recuperare i soldi. E il reddito di cittadinanza di cui si parla, poi ne parliamo un'altra volta, di cui si parla tanto, costa 20 miliardi e 19 miliardi costano i CDA, che sono una forma perversa di reddito di cittadinanza, perché si danno posti di lavoro che non servono a gente che non se lo merita per avere dei soldi. Allora io voglio dare i soldi a tutti quelli che non arrivano a fine mese per un periodo breve di tempo, in cui riformando i centri per l'impiego gli do un'opportunità di lavoro, dopo 3 opportunità rifiutate perdono il reddito di cittadinanza, ma almeno ce l'hanno tutti quelli che non hanno nulla, non gli amici della politica, ce l'hanno in tutta Europa tranne l'Italia e la Grecia questo strumento. 2 miei amici ingegneri che sono andati a lavorare in Germania si sono sposati 2 mesi fa e prendono un reddito proprio perché si sono sposati, che è a compensativo dello stipendio che hanno, per arrivare ad una soglia minima che gli garantisce lo Stato tedesco. Ce ne sono di tutte le forme, noi ci inventeremo il nostro modello con una seria legge anti-evasione vicino, così evitiamo che qualcuno faccia il furbo, ma si può fare, i soldi ci sono per tutto in questo paese, ma non ci sono, no scusa, se no non ne usciamo più, altrimenti non ci sono
ma non ci sono solo per le cose che dicono loro, perché poi quando vogliono trovano 7 miliardi e mezzo di euro alle banche e alle assicurazioni. È vero, è una ricapitalizzazione delle quote di Banca Italia prendendole dal fondo di riserva della Banca d'Italia, che erano soldi nostri. Bene, ovviamente è un escamotage per trasferire soldi alle banche e alle imprese, ma io ci potevo pure scusate, alle banche e alle assicurazioni, ma io ci potevo pure stare a questo decreto se dicevano in quel decreto una norma, mettevano una norma che diceva: tutti questi 7 miliardi e mezzo che vi trasferiamo con la ricapitalizzazione devono essere utilizzati per il credito e il microcredito alle imprese italiane in difficoltà. Io glielo votavo subito, non c'erano problemi. Invece non c'è nessuna norma che assicura che questi soldi escano, e quindi ci sono solo soldi che entrano in pancia alle banche e alle assicurazioni. Questo è stato il meccanismo. E allora, amici, allora, quando servono soldi, i soldi si trovano. E questo lo voglio dire, perché tutto il tempo lo passano a dire: ma le coperture dove le trovate, dove le trovate? I soldi ci stanno in Italia. C'era, penso, un'ultima domanda di chi era? Sull'agricoltura? E sull'acqua. E sull'acqua. Dovete fare una battaglia ferrea. Allora, sull'acqua c'è che Federico. Io ho speso i migliori anni della mia vita. Noi, molti di noi di questo movimento si sono conosciuti durante il referendum sull'acqua pubblica, la campagna referendaria. Padre Zanotelli. L'acqua pubblica è una cosa che oggi in Parlamento difendiamo solo noi. Renzi è uno di quelli che è un spassionato estimatore della privatizzazione dell'acqua. Lo so. E io più volte intervengo in aula ricordando l'esempio della Gori S.p.A. e di quello che ha prodotto la privatizzazione dell'acqua. Non so se Ottaviano e Gori, sì, pagate Gori. La bolletta Gori, perfetto. Allora, ci avevano detto che privatizzare l'acqua significava efficientare il servizio. Bene, noi abbiamo un'azienda, la Gori, che non solo ha dei servizi pessimi di manutenzione delle condotte idriche, ha un buco di bilancio pazzesco per il quale non può fare investimenti sulle condotte idriche, e tra l'altro aumenta le bollette per coprire i buchi di bilancio. Probabilmente se ogni comune o ogni consorzio di comune aveva una sua azienda speciale per gestire l'acqua, con strumenti di partecipazione, di controllo, tutto quello che volete, quell'azienda avrebbe avuto l'opportunità di fare utili. Cioè, nel mio comune c'è un'azienda che si chiama SM, che gestiva l'acqua prima, è un'azienda speciale pubblica, a cui è stata tolta la delega, la possibilità di gestire l'acqua perché è stata trasferita alla Gori. Quell'azienda faceva utili sull'acqua e quegli utili si reinvestivano nelle condutture, si reinvestivano nei servizi e garantiva l'azienda. Quindi su questo c'è Federica Daga, che è una talebana dell'acqua pubblica, è la nostra deputata, che fa solo quello. Cioè, lei passa tutto il giorno a sentirsi in streaming con tutti i comitati d'Italia e delineano la strategia per portare avanti la battaglia sulla ripubblicizzazione, che è sostanzialmente l'applicazione di un referendum a cui abbiamo dato il voto in maggioranza come italiani in giugno, quando tutti dicevano andate a mare e i cittadini andarono a votare, e nessuno ha mai applicato, anzi sono stati capaci addirittura di ripristinare per alcuni versi quello che è successo prima. L'agricoltura è un tema importante, io vi metto in guardia dall'ultimo decreto sulla terra dei fuochi, che è un'assurdità. Il decreto sulla terra dei fuochi che ha fatto il governo Letta, che ha fatto il ministro Orlando, allora all'ambiente, oggi è passato alla giustizia, è un decreto che sostanzialmente non prevede esclusivamente le bonifiche, anzi apre la strada al no food in maniera massiccia, senza bonificare i nostri terreni, che significa che le grandi multinazionali tra poco verranno a comprare i nostri terreni agricoli a pochissimo prezzo e non faranno nient'altro che farci perdere, dopo la sovranità energetica, anche la sovranità alimentare. Guardate che i due grandi temi che si stanno affrontando in tutto il mondo adesso sono la sovranità energetica e la sovranità alimentare, che poi c'è anche quella monetaria, che è una diretta conseguenza. La sovranità alimentare è legata alla possibilità di poterci produrre da solo quello di cui abbiamo bisogno per sfamarci, e la stiamo perdendo per effetto delle cementificazioni selvagge e dell'inquinamento. E secondo, la sovranità energetica. Un piano energetico nazionale buono farebbe ripartire i posti di lavoro in tutto il paese. Un piano energetico nazionale buono. Io ho incontrato, con questo concludo, l'ambasciatore del Canada qualche mese fa, che mi volle incontrare per conoscere un po' il Movimento 5 Stelle, e vengono da me perché, avendo la carica istituzionale, trovano la scusa in sostanza, e gli spiegai un po' qual era il nostro programma elettorale, quello che avevamo portato alle elezioni. E lui disse: ma scusate, ma questa roba noi l'abbiamo fatta 20 anni fa, veramente vi votano perché scrivete questa roba nei programmi? E io dissi sì.
ma secondo lei come ne usciamo? Disse: voi siete dei pazzi, perché quando avevate la possibilità di investire vi siete andati a legare mani e piedi ai paesi esteri. Oggi voi comprate gran parte dell'energia dai paesi esteri, che la produce in maggioranza con le energie rinnovabili, e siete il paese con la più alta esposizione da rinnovabili di tutta Europa. Siete dei folli, perché questa politica energetica di dipendenza totale dagli altri paesi non sta creando nient'altro che l'aumento dei costi di produzione. Sui prodotti che sfornano le nostre aziende c'è un aggravio legato al costo dell'energia, che ci potremmo produrre da soli. Noi non abbiamo più bisogno di una centrale che produca 2000 kilowattori o 2 milioni di kilowattori, abbiamo bisogno di 2 milioni di cittadini che producano un kilowattore a testa. Questo si fa con le leggi dello Stato, si fa con una legge che dice ad una famiglia: io ti do un incentivo se tu converti energeticamente la tua casa. E così chi installava condizionatori ed è in crisi comincia ad installare microeolico e geotermico. L'azienda edilizia che non riesce più a produrre, a fare case, perché abbiamo un milione di appartamenti che non servono in questo paese, comincia a ristrutturare energeticamente quello che esiste. E qual è il vantaggio della famiglia? Uno, che prende l'incentivo; due, che ammortizza i costi fissi, energia, dispersione termica, che significa bollette. Quindi ha tutto l'interesse a farlo. Questa cosa, che doveva essere una cosa rivoluzionaria, populista, eversiva, che proponeva il Movimento 5 Stelle, l'hanno già fatto in tutti i paesi. E l'ambasciatore canadese mi diceva: voi siete pazzi pure con un'altra cosa, che la vostra gente, gli italiani, le vostre intelligenze, noi le stiamo importando con l'immigrazione, perché ci servono. Abbiamo fondato la nostra economia sulla green economy e non abbiamo intelligenze per farla funzionare, abbiamo bisogno dei vostri, e ci prendiamo i vostri che ci danno una mano. Questo è quello che si deve sentir dire un ragazzo di 27 anni come me, che per la prima volta incontra un paese estero fuori dalle televisioni e tutte le balle che ci dicono in televisione, e si deve sentire umiliato, perché negli ultimi 20 anni la politica, nella migliore delle ipotesi, ha dormito, nella peggiore ha favorito le lobby del petrolio e del carbone. Abbiamo ancora le centrali a carbone per produrre energia elettrica in questo paese, e ce le ha intestate una certa sorgenia dell'ingegner De Benedetti, patron dell'Espresso Repubblica, che è quello che ha scelto i ministri del governo Renzi. Grazie. È la casa del Movimento Pomigliano, senza finanziamenti. Vabbè, io chiudo brevemente. Vi invito tutti a partecipare, questa è l'unica chiusura che posso fare. Questo è un metodo di lavoro, si può fare dentro o fuori, l'importante è che si vada avanti questa mentalità, cioè lavorare insieme a basso costo per soluzioni utili a tutti. È difficile, ma o fai questo o espatri, secondo me. Quindi, grazie. Aspetti sta videocamera. Qualsiasi cosa. Ciao, ciao. Edoardo. Grazie. Lo potremmo salutare, vado a voi su. Penso di sì. L'idea è chiara. Che hanno combinato? Alessandro. Ciao, tutto a posto. Gli dei ci hanno assistito. Anzi, diciamo che ci hanno graziato, perché ci hanno assistito. Lui è Salvatore Mario. Permesso, scusa. Io ho tolto il numero enorme. E poi che ovviamente scaricano problemi, no? Ieri ho incontrato una persona che aveva una mano alla campagna elettorale, tranquilla, sempre.
sedete economicamente. L'hanno licenziato, lui 83 persone, dei cimitifici della provincia di Benevento. Comunque è drammatico. Non so fino a che punto possiamo reggere. Cioè, un problema serio che veramente la gente non mette più alto la mano. Pensa che ti ho sentito parlare del reddito di cittadinanza, sì, che poteva almeno essere un tampone, non è risolutivo. Non è risolutivo. Però è un tampone. No, ma soprattutto se tu imponi a chi prende il reddito di spendere negli esercizi locali, sì, tu metti, cioè distribui, metti 20 miliardi di euro nel circuito economico. Pensa che io devo fare il bilancio, la priorità del bilancio è sull'80% sulle politiche sociali. Ma per forza. Stavo pensando di fare una card da spendere poi negli esercizi commerciali sul reddito, però il problema poi i redditi, pure calcolare i redditi, sta pure di evasione. Tutti sti casini, lo so, però non è una cosa la guardia di finanza. No, ma è l'unico modo, l'unica soluzione. L'unica soluzione è difficile, perché comunque mo, cioè io siamo uno dei pochi comuni che hanno aumentato nella TARES nel DIMU. Però mo con questa nuova TARI praticamente succede un casino. Ci saremmo costretti solo aumentare la TARI fino allo 0,8. Guarda, il discorso è pure un altro. Io mi sono pure convinto di un'altra cosa, pure un sindaco deve cercare di spiegare alle persone che anche quell'innesco di solidarietà che si crea dopo un fatto drammatico, questa storia di Eddie, sul conto di Eddie, io credo come minimo siano arrivati 50.000-60.000 euro, perché ho visto il numero che si sta muovendo intorno a queste persone. Però noi questa cosa la dovremmo innescare prima, cioè chi può deve dare una mano a chi non può, e noi pure cariche politiche dobbiamo cercare di farlo innescando una rete virtuosa, perché da soli è impossibile, ma al di là degli orientamenti politici ovviamente non possiamo ricevere soldi dai privati, certo. Però stavo pensando di creare una fondazione, una fondazione per il sociale, che poteva essere praticamente un bypass per la cittadinanza, dove l'imprenditore locale, comunque gli imprenditori, che oggi qualcuno c'è ancora che regge praticamente l'economia, poteva dare sostegno. Noi comunque stiamo aprendo adesso, grazie a delle convenzioni con gli ordini e le associazioni professionali, uno sportello in ogni provincia d'Italia in cui gli imprenditori si possono far fare le pratiche per il fondo nostro su cui versiamo i soldi e gli stipendi per il microcredito, che in sostanza non è un fondo di garanzia tipo banca, non è un fondo di rotazione, è un fondo dove loro vanno a prendere proprio i soldi. Oggi ci sono 5 milioni di euro, magari non saranno tantissimi, però chi veramente ha la canna del gas riesce ad accedere, ed è nel mise, non è... Poi il problema è sempre lo stesso, poi l'imprenditore poi li spende effettivamente... Lo so, però io penso a tanti che in questo momento stanno in difficoltà, poi ovviamente ci sarà sempre quello furbo, però io ti posso assicurare che siccome sono soldi dei nostri stipendi ci andiamo a aprire uno a uno dove stanno andando, quindi vedremo di controllare e ti farò sapere qual è lo sportello. Credo un rapporto di stima reciproco. Già civile è una cosa buona. È un bel rapporto, abbiamo avuto qualche discussione sui referendum, ma non perché sulle percentuali che no, non abbiamo trattato di male. Allora, 2500 persone penso che sia il minimo, altrimenti io ho spiegato, noi siamo senza cuore, vi do una mano. Il problema è questo, che loro addirittura volevano 700-800 persone. C'è un consigliere comunale che comunque per 700 voti può decidere praticamente su un'abrogazione, su una cosa. Cioè, ho detto diamo un senso, anche perché comunque costa fare referendum, quindi si potrebbero proporre referendum abrogativo propositivo ogni... No, vabbè, ma magari nella delibera se ne può mettere uno all'anno che mette insieme tutte le tutti quesiti. Anche per 700. Noi comunque su questo siamo noi su questo siamo talebani, zero quorum, zero. Una mediazione, no, una mediazione bisognava trovare, penso che l'abbiamo trovato su 2500. No, però una cosa su questo, ma perché è fondamentale anche per le smart city. Ma perché vi state mandando? Perché sopporto io. Stiamo cercando, siamo in diretta da un tram. No, cioè, no, scusa, però questa cosa, sindaco, fatemi fare di questa cosa banale.
cioè uno può mettere il vincolo di due o uno all'anno di questi referendum, può agganciare alle elezioni per avere meno costi, diventa una fonte di guadagno minimo per i giovani che parteciperebbero e per l'amministrazione, e poi uno può fare un progetto che in 3-4 anni la partecipazione pubblica la fa l'ultimo anno direttamente con un click, cioè dire sì ai referendum e iniziare la smart governance. Adesso io non c'è, cioè, poi due un quorum, sì, ma pure, ma col quorum di due, se due delibere all'anno, io non voglio pensare che due delibere all'anno fatte da uno che ha preso 700 voti bloccano la politica di un comune. No, non bloccano, uno lo mette nel comune, conto e forma, che, no, perché è il sindaco, ha paura per la sua maggioranza, no, di avere qualche complesso di inferiorità. Questo no, no, guarda, non demo, cioè, Ottaviano vuole partecipare. Oggi guarda, dovete noi qua teniamo il nostro il candidato, il mio avversario politico. Ah, e ci dico che oggi chi si candida a sindaco? Cioè candidato nell'altro schieramento. Chi si candida a sindaco? Non dico chi fa il sindaco, ma proprio chi si candida. Dovremmo prendere un premio di Dio. Io lo dico, guarda, io lo dico sempre, anche perché nei comuni come i nostri, siamo al di là degli schieramenti politici, chi si candida e magari perde, rischia che la prossima volta non ci fanno manca la carta d'identità. I meccanismi comunali a lui gliel'ho fatta personalmente io. C'è un rapporto di stima. Noi qua esporsi nei nostri comuni non è mai semplice, è un atto di coraggio, io penso, prima di tutto. Dipende come vuoi fare la politica, la terrorista, perché li chiamo terroristi, e allora è come dici tu, però noi qua siamo veramente molto democratici. Vabbè. Non del PD però. ciao sindaco, buone cose. Luigi Aprile, molto piaciamo l'interrogazione. Le rispondi. Non ti fare rispondere. Avete registrato, ragazzi? Avete registrato quello che ha detto il sindaco? Va bene. Ciao, grazie. Edoardo, perdonami, come si fa? Avete registrato quello che ha detto il sindaco?